sono state orrende e gravi bugie sull'assassinio di Giulio Regeni, un vero e proprio assassinio di Stato. È la memoria di Giulio Regeni, il giovane ricercatore e studioso ucciso in Egitto per ragioni ancora oscure, che l'archivio dei diari di Pieve Santo Stefano sceglie di omaggiare, attribuendogli il premio Tutino Giornalista 2017. La famiglia, felicissima di questo ricordo, rappresentata dal presidente della Federazione Nazionale della Stampa, Beppe Giulietti, ci tiene a ribadire che Giulio non era un giornalista e non deve essere ricordato come tale. L'appello dei genitori, contenuto in una lettera che è stata poi consegnata simbolicamente a tutta la comunità di Pieve, si rivolge proprio alla categoria di coloro che fanno informazione per quella verità che ancora manca. Tenere i riflettori accesi sulla vicenda di Giulio Regeni e dei Giulio Egiziani, di sapere che non è stata data verità e giustizia a Giulio, e il 14 di ogni mese, cioè nel giorno in cui ritorna, 14 settembre è tornato l'ambasciatore italiano in Egitto tra mille polemiche, loro ci chiedono che il 14 di ogni mese tutti i riflettori dei mezzi di comunicazione italiani siano accesi per raccontare come stanno procedendo o non procedendo le indagini su Giulio Regeni.